Bentornati su My Football Jersey. Dopo aver visto la comparazione della prima maglia e in onore della squadra campione del mondo, ho deciso di fare la comparazione anche della seconda maglia dell'Argentina in versione player, che è quella che sto indossando, e in versione fan. Continuate a guardare il video perché dopo aver visto i dettagli vedrete la diversa vestibilità di queste due maglie. Ci vediamo dopo. Come al solito, una delle principali differenze la notiamo nello stemma della nazionale e nello stemma Adidas. Nella versione player sono entrambi termosaldati, mentre nella versione fan sono cuciti. Le tre stripes sulle spalle sono in entrambi i casi cuciti. Se notate, in quella della versione player c'è questo leggerissimo bordino viola che nella versione fan è assente. Il sol de Mayo sulla retro in un caso è un po' più a rilievo nella versione player, mentre in un altro è un semplice adesivo. Avete visto? Se da lontano le differenze non si notano, quando si va poi, si avvicina un pochino al materiale, queste si vedono più di preciso. Quella che vedete è la versione player. Io ho un debole delle versioni player, è quella indossata esattamente dai calciatori, quindi un po' più sfiancata con un tessuto più tecnico. Di questa si consiglia sempre di prendere una taglia un po' più alta. Questa ad esempio è una L. Questa invece è la versione fan, la maglia un po' più comoda, con dei materiali un po' meno tecnici, che costa anche un po' meno, pensata per i tifosi che vanno allo stadio. Di questa io indosso la mia taglia normale, che è una M. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate potuto apprezzare le differenze che ci sono tra la versione player e la versione fan e spero nel frattempo che possiate anche regalarci un grosso like e iscrivervi al canale per essere aggiornati su quelle che sono le recensioni e per poterci sostenere. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!